3 punti, 2 gol fatti e 1 subito. Arriva la quarta giornata, la prima vittoria in campionato per la Vispesaro, che riesce a trionfare in casa del Teramo dopo 22 anni dall'ultima volta. Una gran prova di forza dei biancorossi, che sono riusciti a rimontare il risultato dopo l'ennesimo gol subito nei primi minuti di gara. Arriva al sesto del primo tempo, infatti, il vantaggio abruzzese grazie alla rete di Malotti. La risposta prepotente della Vis arriva nella ripresa, che prima va in gol con Gucci e poi trova il raddoppio con De Respinis al 22esimo del secondo tempo. Dopo qualche brivido finale e le parate di Farroni che mantengono invariato il punteggio, i biancorossi e mister Banchini festeggiano la prima gioia della stagione. Innanzitutto vi devo dire che i ragazzi sono stati fantastici, perché è veramente tanto tempo che aspettavamo i 3 punti e li faccio veramente i complimenti. La partita è nata in una maniera storta e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, però abbiamo portato a livello caratteriale e anche delle dinamiche di gioco delle soluzioni a questa situazione difficile e sono riusciti a ribaltare la gara in una maniera secondo me molto concreta e hanno poi confermato il punteggio con anche quel pizzico di esperienza e di malizia che ci serve per vincere le partite in questa categoria. Veramente grazie anche ai tifosi, perché da Pesaro sono venuti numerosi, si sono fatti sentire e oggi ci ha fatto molto piacere condividere i 3 punti con loro. Si conclude con un pareggio invece il debutto in Serie D dell'Alma Juventus Fano, che viene fermato in casa dalla Vastese per 2-2. Granata bravi a rimontare il gol subito nei minuti iniziali, grazie alle reti di Tortori e Casolla, ma per la prima vittoria stagionale l'Alma dovrà ancora attendere, visto che negli ultimi istanti della partita gli ospiti hanno trovato la rete del definitivo pareggio. Sconfitta pesante invece per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che nei quarti di finale di Supercoppa disputati sabato è stata eliminata dalla Reyer Venezia per 51-83. Ancora più pesanti sono state le parole di coach Petrovic a fine gara, che ha fatto mea culpa su alcune scelte e sulla costruzione della squadra. Un antipasto amaro per la VL, che alle 18 di domenica 26 settembre debutterà in campionato contro Sassari.